Amici di Ionica TV, benvenuti ad una nuova puntata del Kaleidoscopio. Oggi ci occupiamo di una questione che riguarda l'abitato di Marconia. Parliamo di asili, diciamo tutti i servizi connessi agli asili. La questione riguarderebbe due strutture private che, secondo l'accusa della titolare di un altro asilo, eserciterebbero senza avere l'autorizzazione. Siamo andati a fare un sopralluogo, ad ascoltare le persone. La persona che naturalmente ha fatto la denuncia, diciamo, ha accettato di fare le sue dichiarazioni, ci ha fornito della documentazione, ci ha ospitati nella sua struttura, elencando quelle che sono, a suo dire, le cose che non vanno. Purtroppo però i titolari, i gestori delle altre due strutture, pur ospitandoci, pur diciamo accettando di interloquire con noi, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Il nostro diritto di replica è stato in qualche modo consumato, abbiamo messo queste persone nella condizione di esercitarlo, non hanno voluto esercitarlo, ponendo un fermo ma cortese rifiuto, e noi possiamo anche capire perché. Questo, diciamo, dovevamo assolutamente sottolinearlo. Ringraziamo naturalmente anche il sindaco Viviana Verri, che ha accettato di parlare della questione, e adesso non rimane che guardare le immagini e farvi un'opinione, nella speranza naturalmente di essere stati chiari su quello che è stata, su quella che è stata la denuncia, la segnalazione di Filomena Viamonte. Grazie e al prossimo appuntamento. Allora, salve a tutti, sono la responsabile della società cooperativa Giocando Insieme, che gestisce asili nido e sezioni primavera, servizi educativi alla prima infanzia, riconosciuti sia dal Ministero, dal MIUR Basilicata, che dalla Regione Basilicata. È autorizzata, ci tengo a sottolineare, è autorizzata dal Comune, dove vengono poi elargiti poi i servizi. Allora, praticamente su Marconia da quest'anno, dall'anno scorso, abbiamo avuto delle problematiche molto dannose per i servizi che invece da anni abbiamo svolto con professionalità ed impegno, senza il supporto comunque di contributi comunali. Praticamente sono stati attivati due asili senza nessuna autorizzazione al servizio, e pur avendo denunciato quanto detto, gli asili sono ancora attivi a danno del nostro servizio, in quanto le stesse persone avevano comunque prestato servizio nel nostro asilo, quindi hanno fatto loro la nostra formazione, la formazione che la nostra società aveva fatto a loro, e quindi attraverso poi hanno portato con loro le iscrizioni per il nuovo anno educativo, è formato e costituito queste poi nuove sezioni. Ci tengo a precisare che la sezione primavera fa parte di un progetto sperimentale, per cui nessun altro ente privato può accedere a questo tipo di servizio se non ha fatto un percorso di sperimentazione e di accreditamento. Ora, praticamente un servizio sembra essere baby parking e l'altro invece centro ludico, educativo, sezione primavera, si è pubblicizzato anche a febbraio. E mostrando sulle denunce e sugli esposti fatti al comune, praticamente è cambiato soltanto che sono stati tolti i manifesti dalle strade e dai negozi senza nemmeno prendere provvedimenti in merito al fatto che non avevano timbro del comune, insomma, di appartenenza, di pubblicità. E inoltre hanno continuato a fare servizio di asilo. Una risulta essere un'associazione, e praticamente facendo accesso agli atti al comune di Pisticci è emerso che non solo non hanno autorizzazione, ma gli è stato comunicato una chiusura ed è stato comunicato ai vigili di provvedere al monitoraggio, insomma ad assicurarsi che questo servizio fosse chiuso. Abbiamo quindi comunque riscritto sia a un ufficio che all'altro, abbiamo denunciato ulteriormente, abbiamo avuto un incontro pure con l'amministrazione. Ad oggi risulta che questi due asili, purtroppo, senza che i genitori comunque sapessero le differenze dei servizi sui servizi, quindi pensavamo che fosse doveroso da parte dell'amministrazione
comunicarlo alle famiglie, insomma, che non sono luoghi sicuri. Uno, perché non hanno dei requisiti strutturali, perché per ospitare 10 bambini è necessario avere tot metri quadri. Per attivare una ludoteca c'è bisogno di doppi bagni, c'è bisogno di avere strutture che non abbiano al di sotto dei 100 metri quadri, che abbiano uno spazio all'esterno attrezzato, che non siano addirittura un baby parking che comunque non è autorizzato e svolge servizio di baby parking, dovrebbe spiegare come mai, se magari fosse baby parking, perché allora continua ad avere bambini tutti i giorni, gli stessi bambini, per un servizio prolungato e continuativo. Quindi non sarebbe più baby parking, e le rette fisse dimostrano che i genitori pagano mensilmente 170 euro, o giù di lì, quello che ci dicevano le famiglie, e quindi non chiediamo, insomma, un riscontro urgente in merito a questo, anche perché il nostro è un servizio accreditato e riconosciuto ed è monitorato dalla Regione Basilicata e da un servizio nazionale SISB, con l'aggravante che noi abbiamo sempre svolto questo tipo di servizio ottenendo dei contributi annuali, quindi stipendi che sono sempre arrivati dopo un anno e mezzo dallo svolgimento del servizio. Per cui ci abbiamo messo tanto, abbiamo fatto veramente, ci siamo impegnati per la cittadinanza, tenendo le rette basse, proprio perché volevamo pari opportunità per tutti i bambini, cioè non doveva essere fatto un asilo d'élite come invece si sta facendo e chiedevano. I bambini devono avere pari opportunità. Quindi questo servizio di sezione primavera fa parte del servizio integrativo con la nuova legge 06, quindi chiediamo all'amministratore che vengano chiusi gli asili non autorizzati e che vengano monitorati soprattutto per requisiti professionali e requisiti strutturali, perché ne va un baby parking non può essere in un seminterrato, non può essere, la normativa lo prevede. Quindi chiediamo perché, così come a noi ci sono stati richiesti determinati requisiti, abbiamo dovuto dividere per spazi in metri quadri, insomma, le varie stanze per le attività, così deve essere fatto anche con loro. Pari opportunità anche per noi. Amici del Caleidoscopio, siamo qui con il sindaco di Pisticcini, l'avvocato Viviana Verdi. Oggi parleremo del problema, presunto problema, di questi due asili nido di Marconia che, stando ad alcune segnalazioni, eserciterebbero in maniera abusiva. Ecco, al sindaco chiediamo: la situazione qual è? Effettivamente sono abusivi? Hanno dei problemi? Qual è lo stato dell'arte su questo? Attualmente stiamo svolgendo dei controlli su queste strutture per verificare la correttezza dell'iter autorizzativo che hanno fatto. Per uno siamo ancora in attesa di un parere dell'azienda sanitaria, ma nel frattempo naturalmente stiamo svolgendo tutti i controlli che proprio vi è caso. A conclusione di queste procedure naturalmente verranno adottate, se è necessario adottarle, le misure per ovviare le irregolarità che si possono riscontrare. Dagli atti risulta che in realtà uno dei due asili ha già il diniego dell'autorizzazione da parte del Comune, però ecco, non è stato ancora emesso un provvedimento di chiusura come, diciamo, dovrebbe essere. Qual è il problema? Perché i vigili sarebbero già andati a fare un luogo, il problema, diciamo, di resa finale per il documento finale, oppure ci sono altri accertamenti in corso? Sì, c'è stato un sopralluogo da parte della polizia locale, naturalmente stanno completando la relazione conseguente al sopralluogo, quindi noi attendiamo che siano completati tutti i procedimenti. Naturalmente queste situazioni seguono dei procedimenti disciplinati dalla legge, quindi a quella noi ci atteniamo. Quando l'iter sarà concluso si adotteranno poi quelli che sono i provvedimenti del caso. Quindi si va verso la chiusura, immaginiamo, di questo asilo, mentre per l'altro sembrerebbe ancora una procedura aperta, si attende probabilmente una documentazione, un parere dell'azienda sanitaria, però chi denuncia, chi segnala la irregolarità sostiene che i 30 giorni siano già decorsi, per cui la procedura dovrebbe essere chiusa. Come mai, da quello che le consta, non è stata ancora chiusa?
Siena in attesa di questo parere, sono decorsi i 30 giorni e bisogna verificare nella fattispecie se si tratta di un'ipotesi in cui il decorso del termine comporta una chiusura negativa o una chiusura positiva del procedimento. Naturalmente questa è un'attività che consta alla struttura tecnica del Comune e stanno lavorando in questo senso, quindi attendiamo la conclusione di questo procedimento. Ripeto, verranno adottati i provvedimenti che devono essere adottati. Naturalmente non c'è da parte nostra né l'interesse a voler adottare un atteggiamento punitivo nei confronti di nessuno, ma neanche a voler avallare delle prassi che non sono corrette, ancor di più perché in questo caso si tratta di bambini, quindi la materia è molto delicata. Sempre il segnale sostiene di aver interloquito con lei e lei avrebbe sostanzialmente garantito l'immediata decisione, naturalmente, di chiusura. Per cui adesso lamenta questo ritardo. Che tipo di interlocuzione c'è stata? Lei ha davvero assicurato a prescindere questa chiusura o, come sta sostenendo in questo caso, al termine di adeguata e normale attività, e se del caso naturalmente ci sono i presupposti, qual è la verità, la sua verità? Naturalmente il sindaco non può promettere la chiusura di un procedimento amministrativo in un senso piuttosto che in un altro, perché naturalmente questo andrebbe contro ogni norma di legge. Sicuramente chi ha fatto la segnalazione ha una tensione personale molto particolare nei confronti di questa situazione. Io ho assicurato semplicemente che avremmo fatto i controlli del caso, naturalmente i controlli sono stati effettuati, altrimenti da parte nostra questa sarebbe stata un'omissione. Però, ripeto, io non posso promettere né che una struttura verrà chiusa né che una struttura rimarrà aperta. Tutto questo segue dei procedimenti amministrativi nei quali la volontà conta poco, e per fortuna, perché quello che conta sono le regole, a quelle ci atteniamo.